Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare del gioco Chop Chop Caveman. Questo gioco è un altro episodio della famosa serie Chop Chop, ovvero tutti quei giochi dove dovremo andare a controllare il nostro personaggio con un dito solo. In questo particolare episodio, in Caveman, il nostro obiettivo sarà quello di andare a comandare il nostro omino, un uomo delle caverne, e andare per andare a raccogliere il cibo. Allora, innanzitutto vediamo il menu. Abbiamo i classici controlli per l'audio e la musica, il comando per cambiare la lingua, sono disponibili l'inglese e il francese, però comunque in ogni caso la lingua è veramente ininfluente in un titolo come questo. Il pulsantino di Open Feint, che come vediamo appunto il gioco supporta Open Feint e anche Game Center, tutte e due simultaneamente. Abbiamo i pulsanti di Facebook e Twitter per poter andare a diciamo, condividere i nostri risultati. Infine abbiamo il pulsante delle informazioni sugli sviluppatori e il pulsante More Games, dove sarà possibile andare a vedere altri giochi degli sviluppatori. Cliccando su Play ci comparirà la lista, diciamo, delle località che sarà dove sarà possibile andare a giocare. Ovviamente all'inizio è disponibile soltanto il Jungle, mentre una volta che abbiamo, diciamo, finito tutto, sarà disponibile Graveyard, Swamp, Vulcano e infine, con un ulteriore aggiornamento, sarà disponibile anche Ice Canyon. Come vediamo, dentro ogni località ci sono vari livelli. In questo caso, in The Jungle ce ne sono 5. Andiamo a vedere come si gioca. All'inizio c'è un filmatino che dura pochissimo, comunque ci va a dire, insomma, lo scopo del gioco, nel senso che il nostro omino ha fame e quindi bisognerà andare a cercare il cibo. Eccoci qua. Allora, come vedete, questo è il nostro personaggio. Per comandarlo semplicemente basterà usare un dito, ovvero per farlo andare dove vogliamo basterà premere in quella direzione, tenere premuto, e lui andrà in quella direzione là. Poi, come ci viene spiegato dalle istruzioni che sono disegnate sullo sfondo, per farlo saltare basterà premere in alto e lui farà un salto nella direzione indicata. Poi, come vedete, ci sono questi cubi un po' scheggiati, diciamo. Per distruggerli basterà premerci sopra, lui con un mirino lo punterà, farà un'accelerata e lo andrà a distruggere. Stessa cosa per quando troviamo, come in questo caso, gli animali. Vediamo, lui li carica e li va a uccidere, tra virgolette, e così creeranno questi hot dog. Passandoci sopra se li mangerà. Adesso, come vedete poi, nei vari livelli sono disponibili anche questi diamanti, ce ne sono 3 per ogni livello e se riusciamo a raccoglierli tutti sarà possibile avere più punti. Come vediamo il gioco è molto semplice, diciamo, questa è un po' la caratteristica di tutti i giochi Chop Chop, però la semplicità di utilizzo, nel senso. Ecco, ho appena detto, sono morto. Però comunque in ogni caso. Ah, come vedete qua in alto a sinistra ci sono le vite, ovvero possiamo morire 3 volte, se no dobbiamo ricominciare il livello. Qua a destra ci sono i pallini che siamo andati a raccogliere, ovviamente più ne raccogliamo più punti abbiamo. E infine c'è il tempo. Ecco qua. Come stavo dicendo, comunque la caratteristica principale è la semplicità di utilizzo, nel senso che con un dito si potranno fare tutte e veramente tutte le mosse. Come vedete, anche per distruggere questo basta premerci sopra e lui lo distruggerà. Qua c'era un altro diamantino. Ecco qua, li abbiamo raccolti tutti, che così ci dà ancora più tempo. Raccogliere quello. Ok, come vedete in ogni livello sarà disponibile anche un po' nascosto un frutto o un vegetale che se lo andiamo a mangiare raccoglieremo, diciamo, molti più punti. In questo caso il primo livello era il pomodoro, in teoria più avanti saranno altri vegetali. Ecco, alla fine del livello verrà fuori il punteggio. In questo caso abbiamo fatto anche un nuovo record. Adesso vedete,
In questo caso è un peperone, vedete, c'è scritto là. Se quando l'abbiamo sbloccato il livello, in nero viene fuori il frutto che sarà nascosto e che dovremo andare a mangiare. Come ho detto, è un livello un po' diverso, e la difficoltà è via via sempre più crescente, ovvio che comunque in giochi come questo, a meno che di non stupidaggini come ho fatto io adesso, cioè sono veramente veramente facili. Bisogna stare attenti a quando si salta. Ecco, come volevo farvi vedere questo appunto, che è una, diciamo, una nuova cosa, il classico slide dei giochi Chop Chop. Ovvero sarà possibile usare lo slide quando avremo, come in questo caso, raccolto per esempio un'anguria e potremo lanciarla come arma oppure per raccogliere diciamo, i diamanti. Come vedete, in questo caso per esempio c'è questa pianta carnivora, noi dovremo lanciargli l'anguria così lei se la mangia e ci lascerà passare. Quindi era, diciamo, il movimento che mancava della serie Chop Chop, perché in pratica i movimenti sono due: trascinare il dito e fare lo slide col dito. Quindi anche in questo caso ci sono. Lanciare, così prendiamo. Ecco, sono morto di nuovo. Va bene, cos'altro volevo farvi vedere? Ancora 20, se mettiamo in pausa possiamo ricominciare il livello, possiamo ritornare al punto dove abbiamo messo in pausa o possiamo chiudere. E basta, insomma, il gioco è questo. È il classico gioco Chop Chop, nel senso che è l'ideale per farsi una partitina di qualche minuto, ovvio che non si potrà, cioè almeno a me dopo un po' stanca, nel senso perché alla fine è un po', tra virgolette, ripetitivo. Ovvio che comunque questo è già più interessante rispetto a quelli della serie Chop Chop, nel senso ho giocato tutti gli sport tipo calcio, hockey, e quelli là dopo un po' annoiavano. Questo devo dire che con i livelli insomma, essendo più un platform, è più longevo, diciamo, come gioco. Ecco, mi sembra di aver detto tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi sul canale YouTube se no, qualora non l'abbiate già fatto, seguirci su Facebook e Twitter, un saluto, ciao!